Ciao a tutti cari amici e bentornati in un nuovo video, in un nuovo commentone. Io sono Gianluca, GDA per gli amici, e quello di cui parlo oggi è uno dei film più attesi per questo 2023. Forse il film che attendevo di più, che arriva direttamente dalla mente di uno dei miei registi preferiti in assoluto, Christopher Nolan, che torna dietro alla macchina da presa per un progetto abbastanza atipico rispetto a quelli a cui ci ha abituato, un biopic con protagonista J. Robert Oppenheimer. Ovvero la mente, il genio, l'uomo dietro il progetto Manhattan, dietro la creazione della bomba atomica. Ebbene sì, oggi vi parlo proprio di Oppenheimer. Allora, comincio subito con lo smentire in qualche modo quello che ho appena detto, perché Oppenheimer non è un biopic classico, perché Nolan per questa opera prende tutto il percorso fatto fino adesso per un nuovo step della sua carriera registica, prendendo quindi tutti gli stilemi che hanno reso il suo cinema immediatamente riconoscibile e grandioso, ma rielaborando in maniera diversa, in un progetto quindi che non è solo un biopic, ma è un vero e proprio saggio che parla di responsabilità, di etica, di atto di creazione quasi, primigenio e delle sue responsabilità e delle sue conseguenze. E Oppenheimer, in questo lo dico subito, è un film enorme, bellissimo, uno dei film più monumentali e importanti dei nostri anni, se non addirittura del nostro secolo. Un film fatto per gli amanti del cinema, un film che grida cinema da tutti i pori e che va visto al cinema, in sala, nella sala più grossa che potete trovare. E questo anche solo per la componente tecnica di cui adesso vi parlo, poi delle implicazioni morali e filosofiche ci arriviamo tra poco. Perché questo film dal punto di vista tecnico è cesellato in maniera quasi perfetta, partendo da una sceneggiatura millimetrica, con fiumi di parole che danno centinaia di informazioni complesse ma che risultano essere in qualche modo comunque chiarissime, deflagrando anch'esse sullo schermo proprio come delle bombe precisissime e dolorose. Ma Oppenheimer emerge anche nella sua fotografia ottima, sia nelle sequenze in bianco e nero, glaciali e algide, quanto nelle sequenze a colori, nella colonna sonora incredibile di Ludwig Göransson e nel sonoro, un sonoro assordante, che implode ed esplode, si contrae e urla, sia nella sua potenza assoluta che nei suoi silenzi. Ma Oppenheimer è anche un film dal ritmo e dal montaggio frenetico, con 3 ore da tachicardia che volano, con una costruzione frammentata che rimanda a piani temporali diversi, avanti e indietro, a punti di vista, prospettive, ricomponendosi poi alla fine in un mosaico perfetto. E ancora è un film che si fa grande cinema nella regia, la regia di Nolan, che eccelle tanto nei campi lunghi, lunghissimi, sterminati delle pianure di Los Alamos, ma che eccelle soprattutto quando si cerca di entrare nella mente impenetrabile di quest'uomo, di Robert Oppenheimer. Si indugia sul suo volto, si indaga, si cerca di decriptare i suoi pensieri, pensieri sempre troppo oltre il pensiero umano, moderno Prometeo che qui libera la fiamma suprema di distruzione e finisce con il restarne avvolto. E qui ovviamente bisogna parlare anche delle interpretazioni, partendo proprio da Cillian Murphy. Quella che ci troviamo davanti è sicuramente l'interpretazione migliore della sua carriera, con questo sguardo glaciale che saetta disperatamente oltre la comprensione dell'uomo. E in questo Murphy è bravissimo, misuratissimo nel ritrarre questa figura, questo personaggio sofferente, entusiasta, tradito, consapevole, vittima e carnefice. Ma attenzione, non solo lui, perché tutto il cast è fenomenale, con un parterre di volti di Hollywood che io tutto il tempo ero: ah, ma c'è anche lui, ah, anche lui, ah, anche lei, partendo da un Robert Downey Jr. monumentale che fa anche lui una delle interpretazioni, se non l'interpretazione migliore della sua carriera, fino a un Matt Damon bravissimo come sempre, e anche delle figure femminili potentissime, partendo da una Florence Pugh più magnetica che mai, fino a una Emily Blunt sontuosa, veramente bravissima, soprattutto in una scena da brividi. Oppenheimer quindi è
cinema nel senso più stretto del termine, ma per quanto analitico e spietato, è tutto fuorché un film freddo. È un film che manda infatti dei messaggi potentissimi, che critica aspramente, che terrorizza. Si parla di giudizio singolo universale, si parla di indulgenza e della colpa dei propri gesti, e si esplicita come una possibilità di scelta, un'alternativa, esiste sempre se la sappiamo vedere. Ma si critica in qualche modo anche la comunità scientifica della sua volontaria cecità e il suo rincorrere forse innatamente la scoperta del secolo, senza porsi più di tanto questioni delle implicazioni morali che questo comporta, o forse schermandosi volontariamente dietro un velo di illusione e un po' ingenuo di queste grandi menti. Menti grandiose ed entusiaste da una parte e asservite al sistema dall'altra. E sì, non vi voglio dire troppo, ma il risultato finale di questa corsa capitanata proprio da Oppenheimer arriva nel climax del film, nel risultato finale che è proprio il famigerato test Trinity della bomba. Una sequenza enorme, terrificante, monumentale eppure misuratissima, e si capta tutta l'ansia di questa corsa, tutta l'ansia delle persone che erano lì, e da spettatori sappiamo che avverrà, ma ti mette quasi il dubbio che ciò non avvenga veramente. Perché quello che viene messo in scena per tutto il film, ma soprattutto in questa scena, è un timore quasi reverenziale. La consapevolezza di stare disvelando all'umanità un segreto oscuro, quasi aprendo un vaso di Pandora, liberando le fiamme dell'inferno e dando all'uomo un potere senza precedenti. Ma la cosa ancora più straordinaria è che il film non si chiude qui, non si chiude con il test della bomba, ma prosegue ancora, perché questo non è un film che parla della bomba atomica, ma è la lucida cronaca della tragedia di un uomo, Robert Oppenheimer. Un uomo che ascolta e che resta ipnotizzato dal ticchettio frenetico di un orologio che è impossibile fermare, che avanza inesorabilmente verso la condanna. La sua storia infatti non si ferma con la bomba, ma prosegue ancora, va avanti con il subentrare della presa di coscienza e di un senso di colpa arrivato forse troppo tardi, e filtrato precedentemente con l'illusione di avere in mano uno strumento per arrivare alla pace globale. Io sono diventato morte, il distruttore di mondi, è con queste parole che Oppenheimer suggellerà il suo martirio esterno e interiore, quello di una grande mente che in questo film ritratta perfettamente, quello di un genio, ma soprattutto di un uomo che finisce con il rimanere schiacciato proprio dalla sua onnipotente creazione. E questo film, Oppenheimer, è monumentale proprio per questo, per essere meraviglioso dal lato tecnico, ma anche e soprattutto per essere un enorme trattato sulla colpa e sul perdono, parlando di condanne, di ambizione, di innovazione tecnologica e di spasmodica ricerca che si fa ossessione, in una chiave e con delle tematiche quindi quanto mai attuali che parlano veramente a tutti. Questo è un film che si regge sull'equilibrio instabile di fissione e di fusione, di vita e di morte, di creazione e di distruzione. È un avviso per l'umanità tutta, lucido, esplicito, terrificante e paralizzante. Oppenheimer è hubris, è la lucida cronaca di cosa l'umanità sia in grado di ottenere solo con le sue forze, e allo stesso tempo delle atrocità che è in grado di autoinfliggersi, come un sortileggio terribile fatto di distruzione e di condanna. E beh ragazzi, questo è tutto, questa era la mia recensione di Oppenheimer, un film grandioso, monumentale, sicuramente il film che ho apprezzato di più per ora in questo 2023. Ho visto i film da meno di 24 ore, sono ancora abbastanza provato perché raramente capita di guardare qualcosa e di capire di stare assistendo alla storia del cinema. Un film che credo che sia importantissimo anche chiaramente alla luce della nostra storia, di quello che leggiamo sui giornali tutti i giorni, e che anche per questo si fa ancora più potente e importante da vedere. A proposito, fatemi sapere voi se l'avete visto Oppenheimer, se l'avete visto al cinema come vi consiglio di fare, nella sala più grossa che trovate in giro, e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, sono curioso perché voglio sapere se condividete il mio stesso entusiasmo. E io come al solito, se questo video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi qua sul mio canale YouTube, io parlo di cinema, sì, ma anche di serie TV, di fumetti, di viaggi e di tutto quello che mi piace. E inoltre invito anche a seguirmi sugli altri miei canali social, dove pubblico invece contenuti un po' più short, commentini da un minuto, foto, e dove vi aggiorno sulle prossime pubblicazioni che troverete proprio qui su YouTube. Io a questo punto ho finito di chiacchierare, grazie per essermi stati ad ascoltare fino a qui, e noi ci vediamo al prossimo video.
Ciao!